Bene, eccoci di nuovo in studio. Ricordiamo che ci stanno seguendo anche su Radio Stella Città alle frequenze 101 e 200. Con noi in studio il nuovo assessore alle manutenzioni e lavori pubblici, che già sicuramente da lunedì avrà tantissimo da fare, se non già da stasera stessa. Come è Però. successo per le zanzare e le deratizzazioni, andai le 2 di notte al mercato a vedere, perché mi ricordo che non erano contenti i cittadini del prodotto, dell'efficienza di queste disinfestazioni, e mi recai no di notte alle 2, ci sono tanto di foto, e fui preso giustamente, logicamente, dai cittadini per pazzo, ma è Però questo. un pazzo buono che si aggirava in città. Però parliamo di un'altra cosa, rimanendo sempre in tema politico. È di qualche giorno la sua candidatura come consigliere comunale in vista delle prossime amministrative, che è andata di pari passo soprattutto con un convegno organizzato dallo sportello al servizio del cittadino ieri al Pincio. Sì, ma quella è un'associazione di cui io sono promotore, è un'associazione nata e voluta fortemente da tutti i miei amici che mi sostengono, che mi hanno sempre sostenuto e hanno voluto un po' mettere in pratica questi 12-13 anni, perché veramente con parecchi di loro io mi ci conosco da quando ero bambino. Abbiamo cominciato l'attività mia nel 98 da consigliere di circoscrizione e oggi ci ritroviamo insieme. Di fatto è chiaro che quando c'è un gruppo così coeso, così sinergico, dove c'è una grande confidenza maturata negli anni, si ha proprio il senso di metterci un po' alla prova, anche perché non nascondo che tra i componenti del coordinamento del servizio del cittadino, quella bellissima associazione, quello sportello, ci sono elementi che possono intraprendere l'attività politica, perché ormai pronti, formati, qualcuno di loro è stato consigliere di circoscrizione, vicepresidente, insomma, devo dire che c'è un bel agglomerato di persone capaci che stanno imparando. È una sorta di scuola che però dà dei servizi, perché vede, noi abbiamo realizzato un opuscolo che poi regaleremo anche a questa emittente, un opuscolo dove ci sono tante persone, una ventina di persone, perché più pagine non avevamo i soldi per poter fare l'opuscolo, lo dico correttamente, siamo un'associazione povera, un gruppo povero che fa politica. Invece di fare attaccare manifesti, tant'è vero che per l'iniziativa di ieri ne abbiamo solo comprati 3, ne abbiamo messi solo dentro senza tappezzare Civitavecchia, soprattutto le cabine telefoniche e quant'altro. Però devo dire, abbiamo fatto questo muscolo e ci sono una ventina di persone che ringraziano il servizio del cittadino per il lavoro svolto, ma soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi. E ci sono persone che erano in graduatoria, avevano perso il punteggio e sono state reinserite e hanno avuto la possibilità di avere una casa. Ci sono persone che avevano degli impedimenti dal punto di vista penalistico e comunque delle invasioni nei propri terreni, hanno avuto la risoluzione del caso, perché il servizio del cittadino ha chiamato gli avvocati, si è interessato, è andato ai vigili urbani e ha risolto. Ci sono persone che hanno avuto aiuti nel formulare domande, certificazioni, residenze. Insomma, devo dire, un bell'opuscolo che dimostra il buon lavoro fatto da questi bravi ragazzi. È chiaro, io sono il promotore, sono quello che ha un po' più di esperienza, un po' più di infarinatura, il rappresentante loro politico, e c'è il conseguimento della campagna elettorale che è in atto. Ieri c'è stato questo bellissimo convegno che ha visto la partecipazione dell'onorevole Abbate, che è il rappresentante della sicurezza del mondo del lavoro alla Regione Lazio, che in questa città, grazie a me, un altro consigliere comunale, Fabrizio Leggero, ha preso 500 consensi, non pochi. È venuto il presidente dell'ANCI Lazio che ha spiegato l'importanza del far conoscere a Civitavecchia cosa fa questa istituzione, questa associazione nazionale che si rifà le succursali nelle regioni. C'è stato il sindaco che ha fatto il suo intervento di campagna elettorale e quello del sottoscritto. È chiaro, sì, io mi candiderò nella PDL, come ho già detto, ho già firmato il documento di candidatura a scanso di equivoci, a sostegno del sindaco Moscherini, guai se cambiasse qualcosa, poi non mi si venga a dire a me o non mi si potrà dire Frascarelli cambia, perché ho già firmato prima di finire il mandato. Questo perché praticamente credo in questa amministrazione e perché mi è piaciuto il comportamento che ha avuto il sindaco Moscherini sia nella città con i cittadini, nel suo modo di essere semplice, sia nel sottoscritto, dandomi tante possibilità. Quindi la mia candidatura è lanciata, verrò su questa emittente per fare altri appuntamenti, dibattiti, confronti,
è per rappresentare ciò che ho imparato e ciò che ho da dire e ciò che ho fatto in questa Più che altro, tornando un passo indietro, mi hanno già fatto segno che dobbiamo chiudere, visto che ha tirato fuori il presidente dell'ANCI Lazio, che ha detto che dovrebbe essere promosso di più l'ANCI Lazio qui a Civitavecchia per far capire che cosa va. Invito pubblico a una nuova trasmissione per spiegare, visto che Giancarlo Fascarelli, oltre ad essere assessore alle manutenzioni qui a Civitavecchia, è anche vicepresidente dell'ANCI Lazio, una nuova puntata per spiegare cos'è l'ANCI Lazio e che cosa si fa all'interno dell'ANCI Lazio. Per il momento purtroppo devo chiudere perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. La ringrazio. Raccolgo l'invito, saluto i telespettatori, vi ringrazio e parleremo in una prossima puntata dell'Anci Lazio. Grazie a lei, io vi auguro un buon proseguimento e vi ricordo l'appuntamento col telegiornale.